Ciao. Allora. Ciao. Aspettate a me veramente. C'è un odore quest'anno. No, sono contento, siamo contenti come è andata la partita. Dovevamo dare un po' un segnale forte e decisivo dopo la sconfitta con Caserta, in casa soprattutto, e l'abbiamo fatto sia per quanto riguarda il campionato sia agli occhi dell'Europa. E siamo pronti, siamo carichi a affrontare questa settimana che sarà un tour de force e fondamentale, sarà un crocevia per la nostra stagione. Sì, io penso che siamo tutti in buona, siamo in ottima forma, stasera abbiamo ruotato tutti hanno giocato i loro minuti, siamo riposati da una parte e carichi dall'altra, quindi affrontiamo al meglio questa settimana, se non decisiva, comunque molto importante. Certo. Io penso era un po' sintomatica, siamo arrivati in preparazione che ci mancavano 5-6 giocatori se non di più, quindi le altre squadre avevano avuto più tempo per allenarsi assieme, per conoscersi, sebbene noi abbiamo cambiato solo 2-3 giocatori è normale che in 2-3 mesi d'estate, non allenandosi più assieme come in 10 mesi della stagione passata, non si hanno gli stessi meccanismi, quindi ci vuole un po' di tempo, ci vogliono allenamenti assieme, poi col fatto di giocare 2 volte a settimana, allenamenti seri è più difficile farli, però riusciamo sempre a trovare il tempo di, anche tramite un filmato, anche tramite un allenamento non fasciato o fasciato, riusciamo sempre a trovare il modo di capirci e di fare cose utili in campo. No, indubbiamente Rakočević non lo scopro di certo io né noi adesso, però come tanti e tutti sanno, Siena ha un sistema di gioco sia in difesa che in attacco, e io l'ho imparato sulla mia pelle nei primi mesi dell'anno scorso, non è importante, non è decisivo fare tanti punti per dirla in maniera semplice, ma essere comunque pericoloso in attacco, essere un pericolo costante per la difesa e poi comunque resistere, essere tosti fisicamente, aiutare il rimbalzo, resistere uno contro uno. E io penso che lui sia un giocatore che possa fare entrambe le cose. Hai ragione, è stata una buona osservazione. Io penso che indubbiamente giocando da 3 si possono trovare giocatori più alti, però molte squadre in Europa giocano anche con 3 piccoli, tra virgolette. E se da una parte posso perdere qualche centimetro perché c'è gente magari un po' più alta, dall'altra posso guadagnarci in aggressività e fisicamente comunque sono un giocatore che sono 100 kg, posso tenere contro giocatori sebbene più alti, ma fisicamente insomma ci sono. Io ho fatto Biella il mio ultimo anno, praticamente ho giocato da 3, tutto l'anno da 3. E questo è sicuramente l'Eurolega a un altro livello, però insomma non c'è nessun problema. Hai detto all'inizio, sono detto che come andata volevamo dare un segnale forte, più agli altri o più a voi stessi? Entrambi, e in primis agli altri, in primis agli occhi di tutto sia il campionato sia l'Eurolega, soprattutto il campionato, che dopo la sconfitta in casa con Caserta, dopo il fatto che abbiamo faticato a Biella, però non dimentichiamoci che Biella ha battuto Pesaro in casa propria, che ha vinto praticamente contro Milano e Roma, contro Milano e Cantù, e quindi il segnale era in primis verso gli occhi altrui che già storcevano il naso, e poi indubbiamente per darci maggiore confidenza in noi stessi, fiducia in noi stessi.